Buonasera a tutti, grazie molte di essere qui con noi. Abbiamo un onore davvero particolare questa sera di ospitare una persona di grandissimo valore, impegno civile e importanza per una manifestazione come il National Geographic Festival delle Scienze. Si tratta di Cavacol Karman, che premio Nobel per la pace del 2011, è un attivista politica, giornalista, ha fondato una catena per il giornalismo libero, è stata arrestata ed è esule in Turchia, ha 4 milioni di followers e 20 milioni di spettatori presso il suo canale televisivo. Nonostante appunto la censura, combatte per la libertà di opinione, per la libertà di espressione, e uno potrebbe chiedersi perché in un festival delle scienze si parla di diritti. Bene, intanto la scienza non è da sola, la scienza ha bisogno di essere all'interno di un sistema di interconnessioni di espressione, di scambio, di cultura, di riconoscimento, di libertà. Quello della libertà è un tema che noi tocchiamo stasera in modo particolarmente significativo con Cavacol, ma anche domani sera per esempio con Raul Martinez, che parlerà di questo suo bellissimo lavoro che si chiama The Labyrinth of Birth, il labirinto della nascita, sulla creazione della libertà, i nuovi concetti di libertà, ma anche la libertà di espressione delle donne nella scienza, come un incontro interessantissimo che c'è stato ieri e un altro che ci sarà col premio L'Oréal UNESCO in occasione dei 10 anni di questo grandissimo premio Women for Science a livello internazionale. Non vi voglio rubare tempo perché sicuramente le parole di Cavacol saranno molto molto più interessanti delle mie. Voglio ringraziare in modo particolare Vincenzo Curzio della FAO, che ci è stato di grandissimo aiuto per organizzare questo incontro. Io sono davvero contento, anzi sono emozionato di questo momento, perché penso che la testimonianza di una così giovane donna, insignita del più grande premio per la pace del mondo, che è il premio Nobel, significhi moltissimo per il genere umano, non solo per il genere femminile, ma per il genere umano, perché è importante che ci sia, nonostante quello che si rappresenta nel mondo in termini di conflitto, in termini di negazione della libertà, per fortuna, anche attraverso e grazie alla tecnologia, se viene usata bene, come in questo caso, si possono superare le barriere. Se si pensa che Cavacol abita in Turchia, ma i suoi messaggi arrivano in Yemen, in Qatar, in paesi dove la libertà è del tutto negata o molto limitata, questo fa ben sperare perché la tecnologia e il futuro siano sotto un segno positivo e non sotto un segno della negazione, se non della soppressione. Quindi grazie infinite a Cavacol e la invito sul palco per la sua lezione. Grazie infinite. Hello. Buonasera a tutti. Thank you so much. Assalamu alaikum. Peace be upon all of you. Vi ringrazio. Sono felice di essere qui, di avervi nel mio auditorio per questo festival e sono così onorata di essere qui in questo paese che io amo, l'Italia, e in questa città che amo così tanto, Roma. Grazie di cuore per essere venuti e grazie di cuore per avermi invitata. Cari amici, quando ho ricevuto la richiesta di parlare delle sfide, che gli attivisti dei diritti umani si trovano ad affrontare in ambienti ostili, mi sono detta: innanzitutto dobbiamo pervenire a una chiara definizione di chi sono i veri attivisti dei diritti umani. Chi sono i veri difensori dei diritti umani?
Ecco, questa è la questione morale da cui partire, è la questione morale di base. Per me i difensori dei diritti umani sono tutti i cittadini, i sogni, le lotte, i sacrifici fatti dai cittadini per la lotta, per la libertà, per la giustizia, per l'uguaglianza, per la democrazia e per lo Stato di diritto. Sia se parliamo di cittadini che sono famosi che di cittadini che non lo sono, se parliamo di cittadini che sono dei leader o semplicemente sono dei membri di organizzazioni o anche non lo sono. Di conseguenza ritengo che la prima sfida che gli attivisti dei diritti umani si trovano ad affrontare, coloro che sognano di libertà e di uguaglianza e di giustizia, è come sostenere e come attenersi ai loro principi, come evitare di essere intimiditi. Gli attivisti dovrebbero prendere le distanze da orientamenti del governo che non sono giusti, che generano disuguaglianze. Qualunque attivista che giustifichi politiche che sono contrarie ai diritti umani non merita alcun tipo di fiducia. E la seconda sfida che gli attivisti dei diritti umani si trovano ad affrontare, di nuovo, quelle persone che lottano e che sognano di libertà e democrazia, ecco, questa seconda sfida è che i regimi repressivi, in particolare i regimi repressivi del mondo arabo, svolgono un ruolo molto importante nel diffamare i difensori dei diritti umani e quindi sfruttano il loro rigido controllo o i rapporti che hanno con i media, sia a livello nazionale che a livello internazionale. I difensori dei diritti umani sono spesso identificati da questi governi autoritari come coloro che seguono le istruzioni dei governi stranieri occidentali, quindi istruzioni a portare avanti cospirazioni contro il proprio paese. E i difensori dei diritti umani molto spesso vengono accusati di terrorismo o di essere sostenitori del terrorismo. E in questo caso i difensori dei diritti umani naturalmente hanno bisogno di impegnarsi per poter contrastare questa cattiva immagine, questa cattiva reputazione all'interno e all'esterno dei loro paesi. Quindi, cari fratelli e care sorelle, non è soltanto una questione di diffamazione, di invenzione, di invenzioni di menzogne, di voci per quanto riguarda gli attivisti, i nostri sognatori che sognano la libertà e la democrazia e che lottano la libertà e la democrazia, legando le loro attività alle cospirazioni e complotti stranieri, chiaramente sono assoggettati ad abusi, anche come omicidi, incarcerazioni, scomparse e torture. E comunque, nei paesi della primavera araba, nei nostri paesi, questo è quello che ci sta accadendo, è esattamente questo, è esattamente quello che noi ci troviamo a vivere nei paesi della prima, che hanno partecipato alla primavera araba, come persone rivoluzionarie, ma come rivoluzionari pacifici, come sognatori e come combattenti nel nome della libertà, della giustizia, della democrazia e dello Stato di diritto. E vorrei dirvi un po' qual è la verità.
E questo è uno dei miei modi per contrastare la cattiva reputazione, la cattiva immagine che si tenta di creare attorno alla nostra lotta. Queste verità dovete conoscerle. La primavera araba non è stato un complotto, non è stata una cospirazione esterna o straniera, non è stato un evento passeggero e neanche un capriccio superfluo. In realtà si è trattata dell'espressione chiara delle persone che sono i difensori dei diritti umani, i giovani della primavera araba, le donne della primavera araba, ed erano tutti stanchi, non ne potevano più dei regimi di tirannia, dei regimi di corruzione, regimi che hanno portato al fallimento. Quindi questo appello alla giustizia. Questo desiderio di ottenere giustizia è stata la risposta inevitabile a decenni di ingiustizia, povertà, ignoranza, malattia, a tanti decenni di corruzione, di repressione e del fallimento del sistema statale. E questa espressione si è trasformata in un grande sogno di libertà, democrazia, il sogno di uno Stato di diritto e il sogno di una vita dignitosa. E quindi incoraggio, impegno morale, impegno pacifico e desiderio di sacrificarsi per tutto questo. 7 anni fa i popoli dei paesi della primavera araba sono scesi per le strade pacificamente sulla base del loro libero arbitrio. Si sono incontrati, si sono raccolti nelle pubbliche piazze per mettere fine al dispotismo senza fine, alla corruzione, al fallimento del loro governo, per mettere fine ai presidenti che rimanevano al potere senza fine e a queste repubbliche apparentemente ereditarie, e per poter avviare nuovi stati sulla base dei principi di democrazia, giustizia e dei diritti umani. Uno stato nuovo che sarebbe stato trasformato dall'essere uno strumento di oppressione che uccide la propria gente e i loro sogni a una casa, a una patria dove ogni cittadino ha il proprio posto. A una casa dove e a una patria dove ogni singola idea può essere espressa e ogni sogno può essere realizzato. I giovani della primavera araba hanno avuto successo, sono riusciti a realizzare questo primo passo della loro lotta, di questa rivoluzione pacifica, e sono riusciti ad abbattere i capi della corruzione, della tirannia e della gestione corrotta in Tunisia, in Egitto, in Libia e nello Yemen. E poi hanno iniziato ad andare con sicurezza verso la creazione di uno Stato basato sulla giustizia, la democrazia e sul diritto. Ma che cosa è successo? Purtroppo una brutta, una sgradevole controrivoluzione si sono trovati ad affrontare questa controrivoluzione, che era guidata dai regimi che erano apparentemente crollati e da queste alleanze regionali e internazionali. Queste controrivoluzioni si sono prodotte con molti volti: invasione, colpo di Stato, milizie, invasioni, terrorismo e guerra, e hanno trasformato i nostri paesi in laghi di sangue e in innumerevoli carceri. In Egitto, ad esempio, il colpo di Stato di Al-Sisi ha gettato 60.000 persone in carcere, incluso un presidente che era stato scelto nel corso di elezioni democratiche.
il presidente più giusto nella storia dell'Egitto. Ed ora il mondo osserva, sta osservando queste elezioni comiche di Al-Sisi, che praticamente riesce a chiudere in prigione ogni potenziale concorrente, anche se è lui a controllare tutti gli aspetti della vita in Egitto. E le persone, la gente in Egitto, vengono incarcerate, torturate, scompaiono. A causa del colpo di Stato militare di questo regime terroristico e che le autorità militari ritengono di poter coprire tutti i loro crimini sotto il labile pretesto della guerra contro il terrorismo. E voi, qui in Italia, ancora attendete giustizia. Proprio per questa tirannia, continuate ad attendere di avere giustizia per il nostro giovane fratello, il ricercatore Regeni. Altro esempio, la Siria. Il regime di Assad ha ucciso 500.000 di siriani e più di 20 milioni sono sfollati a causa di questo regime. Eppure continua a dire al mondo che questa è la lotta contro il terrorismo, che questa è la guerra contro il terrorismo. Quindi contrastano il terrorismo uccidendo la propria gente e sacrificandosi, quindi sacrificando queste persone che combattevano per la libertà e la democrazia. Quindi è una lotta al terrorismo utilizzando degli esplosivi e ha portato l'Iran e la Russia a combattere contro i siriani. Dopo che stava per essere allontanato dal potere nel 2012 e da quel momento i siriani si sono trovati a dover affrontare l'Iran, la Russia, le milizie Hezbollah libanesi, le milizie irachene, gruppi terroristici e oltre a tutto questo anche l'ISIS. E lo Yemen, altro esempio. Le milizie Houthi supportate dagli iraniani in collaborazione con il dittatore deposto Ali Saleh hanno portato avanti un colpo di Stato contro l'autorità legittima a Sana'a dopo la nostra grande rivoluzione pacifica nel settembre del 2014. E questo colpo di Stato ha distrutto lo Yemen e sono stati commessi dei crimini contro l'umanità. E questo ha condotto a una guerra intestina e poi a una guerra regionale. E 3 anni fa, nel marzo del 2015, la coalizione araba guidata dall'Arabia Saudita e dagli Emirati ha lanciato le proprie operazioni militari nello Yemen. Apparentemente per sostenere l'autorità legittima e per poter contrastare il colpo di Stato e per compiere la parte rimanente del processo di transizione alla luce dei 3 riferimenti che segnatamente sono il risultato del dialogo nazionale, la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nello Yemen e l'iniziativa del Golfo per il trasferimento del potere. Erano questi 3 punti di riferimento, ma la realtà ci racconta qualcosa di diverso. La realtà, quello che ci dice la realtà è che gli Emirati Sauditi, la loro coalizione, sta mentendo e ci sta ingannando
in realtà sta lavorando sull'attuazione del proprio programma, di una propria agenda, che non ha nulla a che fare con l'aiutare gli yemeniti o con il sostenere l'autorità legittima o con l'adeguarsi alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Loro creano le milizie armate e le forze armate, sono stati loro a creare questi gruppi. E questi si ribellano contro il governo legittimo. E controllano le isole dello Yemen, ma anche i porti, le coste e le installazioni petrolifere. E rifiutano di consegnarle all'autorità legittima. E inoltre impediscono che il nostro presidente legittimo possa governare e impediscono che i leader dei partiti politici possano ritornare alla capitale. Impediscono anche al presidente Hadi di tornare nella capitale temporanea, Aden, e in altre città che sono state liberate. Il nostro governo è stato impedito di esportare il petrolio e di poter controllare e governare le terre liberate, e questo include circa l'80% del territorio dello Yemen. Quindi la coalizione degli Emirati e dei Sauditi nello Yemen sono diventati una coalizione che occupa il paese e che distrugge l'unità nazionale, quindi una minaccia molto seria e grave all'integrità dello Yemen e del suo territorio. Ora, a causa del colpo di Stato che è stato portato avanti delle milizie sostenute dall'Iran e con la coalizione dei Sauditi e degli Emirati, lo Yemen si trova ad affrontare la catastrofe umanitaria peggiore al mondo. Ci troviamo ad affrontare una carestia e ci troviamo a avere malattie quali il colera. Abbiamo mancanza di istruzione, mancanza di accesso all'acqua, ai farmaci, ai servizi sanitari di base. E gli yemeniti vengono uccisi ogni singolo giorno. E ora vorrei raccontarvi un'altra verità. Con tutte queste battaglie, le lotte, il caos nella nostra regione, tutto questo è stato pubblicizzato come la guerra contro il terrorismo. Non vedete quindi chiaramente che il terrorismo è diventato principalmente una sorta di marchio? Ma chi è che lo alimenta? E chi è che lo vende come marchio? Io dico sempre che i regimi che stanno fallendo sfruttano sempre gli estremismi e sfruttano il terrorismo in modo da poter avere il sostegno internazionale, grazie a questa rivendicazione di lottare contro gli estremisti, contro i gruppi terroristici, e affermano che è stata la primavera araba a causare il terrorismo. Ma tutto questo è ridicolo. Al contrario, la primavera araba ha mostrato, ha esposto al mondo come i dittatori e i poteri dell'epoca possono sfruttare il terrorismo per controllare ancora più rigidamente il potere, per tenerlo nelle loro mani, come possono quindi schiacciare la democrazia, i diritti umani, e minacciano sempre, questa è la minaccia sempre che aleggia, che l'alternativa è soltanto il terrorismo. In Arab Spring Revolution,
la rivoluzione della primavera araba è stato il movimento non violento più grande, il più grande mio movimento di non violenza dopo Mahatma Gandhi e dopo Martin Luther King. Abbiamo voluto dimostrare come la pace sia l'unico modo per creare la democrazia. Abbiamo creduto che con la non violenza il viaggio verso la libertà possa essere meno sanguinoso, possa essere garantito. Questa lezione ha quasi del tutto messo a tacere il terrorismo, sia a livello ideologico che pratico. E questo è proprio quello che noi abbiamo visto, a cui abbiamo assistito nel primo anno della Primavera Araba. Non c'è stato neanche un attacco terrorista quando sono prevalse le manifestazioni pacifiche del popolo. È stato soltanto quando il regime in disfacimento e minacciato, soltanto allora ha cominciato a riacquistare il potere, e questo l'ha fatto impedendo al movimento pacifico di andare avanti e con dei colpi di Stato militare contro il proprio popolo e confiscando i loro guadagni attraverso delle controrivoluzioni violente. Ho sempre ritenuto che la tirannide, il terrorismo si alimentano l'un l'altro e che la tirannide va considerata come un terrorismo ed è una minaccia, sono una minaccia per l'umanità. Entrambe minacciano l'umanità. Non è giusto che i tiranni restino impuniti. Ogni dittatore è un terrorista e ogni terrorista è un dittatore. E non ci sarà la possibilità di arrivare ad una pace santa, quella pace a cui aspiriamo, se non vengono eliminati dalle nostre regioni i dittatori, se non vengono eliminati dalla nostra regione e da tutto il mondo, e se i terroristi non vengono, non gli viene impedito di abusare la nostra religione. D'altro canto, vi è un collegamento chiaro tra il tradimento della primavera araba pacifica e l'espansione e il proliferare dei gruppi terroristici dall'altra. Quando si crea un autoritarismo, si crea terrorismo. L'autoritarismo e il terrorismo si alimentano reciprocamente. Osservate quello che avviene in Siria. L'indifferenza del mondo al colpo di Stato militare, ma questo avviene anche in Egitto e in Siria appunto, l'indifferenza del mondo nei confronti del colpo di Stato militare in Egitto e alla soppressione brutale di Bashar della rivoluzione siriana hanno rafforzato il terrorismo. Lo slogan del regime siriano è stato Al-Assad oppure bruciamo il paese, distruggiamo il paese. E questo è quello che è avvenuto, è proprio quello che hanno fatto. Hanno massacrato, hanno bruciato il paese e questo per salvare un solo uomo. Eppure la comunità internazionale è rimasta rumorosamente silenziosa nei confronti dei crimini di Bashar al-Assad. È rimasta in silenzio nei confronti di questi crimini.
questo silenzio ha dato a Bashar al-Assad il permesso di infliggere ulteriori brutalità sul proprio popolo. La comunità internazionale ha cospirato contro la rivoluzione pacifica siriana. È questo quello che ha promosso il terrorismo, che ha introdotto il terrorismo e la violenza nel paese. Il fallimento in Iraq e l'invasione disastrosa in Afghanistan hanno alimentato delle divisioni in fazioni e la guerra civile. Il paese è rimasto vulnerabile alle milizie e all'interferenza da parte dell'Iran, e questo ha creato le condizioni per Daesh, per questo cancro di Daesh e tutti gli altri gruppi terroristi che hanno potuto svilupparsi e diffondersi. Quindi noi ci sacrifichiamo per la libertà e la democrazia. Ci viene chiesto di fare una scelta, ma è una scelta falsa, scelta tra tirannide o la guerra, tra il tirannide o i terroristi, tra il tirannide o l'occupazione, tra la tirannide o le milizie. Questa scelta viene presentata dai dittatori, dalle dittature e dai poteri regionali internazionali che li sostengono. Cercano di far rinascere, ricreare quelle dittature crollate, dando vita a colpi di Stato, alle fazioni armate, alle invasioni e alle guerre. Loro immaginano, ritengono che facendo così sono riusciti ad arrestare il progresso della storia. Ritengono che le scene di distruzione possano prevalere per molto tempo, ma questo non è vero, non è vero. Non si rendono conto di quanto sia potente la verità, non sanno, non si rendono conto di quanto è grande il potere del popolo, il popolo che inevitabilmente vincerà alla fine. Non si rendono conto della fermezza del popolo che, ripeto, vincerà inevitabilmente alla fine. Non sanno che abbiamo una terza opzione, la libertà e la democrazia. Cari fratelli e care sorelle, un'altra sfida per i sognatori, coloro che sognano i diritti umani, gli attivisti. Un'altra sfida è che molti dei governi occidentali sostengono i dittatori che violano le libertà e i diritti, e questo in netto contrasto rispetto a quanto sostengono, e cioè che loro sostengono la democrazia e i diritti umani. Questa contraddizione tra gli slogan lanciati dai governi occidentali e invece le politiche effettive è una contraddizione che è davanti ai nostri occhi. Ora siamo molto preoccupati di come questa collusione e questo inganno potrebbero creare degli ambienti che sono ostili, che vanno contro i diritti umani nei paesi governati da regimi autoritari. Io posso affermare che questa complicità, questa cospirazione, ha contribuito a far sì o a rendere vani tutti gli sforzi fatti nei vari paesi.
Quindi sono stati vani, li hanno resi vani. Ma non può andare avanti questo, perché noi non rinunciamo alle nostre speranze, non ci arresteremo. E qui giungo ad un punto molto importante, cioè che la rivoluzione di primavera non è stato soltanto un movimento per il Medio Oriente, è stato un appello a tutti i popoli del mondo, ma anche voi nell'Occidente, a coloro che mi stanno ascoltando ora. È un appello a voi per combattere per la libertà e la democrazia. E quindi un appello perché possano pretendere la trasparenza, un appello ai vostri governi perché siano trasparenti, chiedendo loro perché sostengono questi dittatori, perché danno sostegno alle controrivoluzioni, perché restano in silenzio contro tutti i crimini che vengono perpetrati nei nostri paesi. Quindi è stato un appello a tutti i popoli del mondo, inclusi i paesi occidentali, chiedendo più trasparenza, partecipazione e partecipazione. Quindi un appello a voi per arrestare questi dittatori. In effetti, cari fratelli, care sorelle, avevo detto che vi avrei detto una verità e lo farò con molta franchezza e chiedo scusa se posso offendere qualcuno, ma è molto importante soprattutto per i giovani, perché lo sappiano. Sfortunatamente io ritengo che l'Europa si sia dimenticata della Seconda Guerra Mondiale e quindi in questo modo mette in pericolo il sistema dei diritti umani, delle libertà in tutto il mondo. Quindi le violazioni contro gli attivisti dei diritti umani sono un segnale di una crisi globale incombente, le cui ripercussioni potrebbero rappresentare una minaccia al concetto stesso di diritti umani. Donald Trump occupa il posto più importante nel mondo e ha aperto la porta ad un'era di oscurità, un ritorno allo sciovinismo, a incitazione dell'odio, alla promozione dell'isolamento e sacrificio dei diritti umani in Occidente, le cui nazioni si sono a lungo vantate del loro rispetto dei diritti umani con politiche basate proprio sulla difesa dei diritti umani dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Noi dobbiamo affrontare coloro che violano i diritti umani ovunque nel mondo. Dobbiamo iniziare il più presto possibile a fare questo. È una vergogna che questi criminali non vengano ritenuti responsabili delle loro azioni e rimangano impuniti. È una vergogna lasciare che l'odio e la discriminazione possano diffondersi in tutto il mondo, come se il mondo si sia dimenticato delle sofferenze del passato e la sua capacità di distinguere tra quello che è giusto e quello che è sbagliato. E infine, cari fratelli e care sorelle, gli attivisti dei diritti umani
Coloro che sognano la libertà, la giustizia, la democrazia hanno davanti a sé molte sfide. Per esempio, creare una rete di solidarietà valida in ambienti ostili. Queste sono sfide che dobbiamo affrontare, non si può fare altrimenti. Superare queste sfide aprirà la porta alla speranza per cui i vari popoli e le società possano vivere liberamente e con dignità. Questo è ciò che i regimi repressivi stanno cercando di evitare, sopprimendo le domande e le idee che potrebbero generare dei cambiamenti positivi. Quindi come rete per i diritti umani a livello globale, come attivisti a livello globale per i diritti umani, abbiamo tutti bisogno di lavorare insieme con i vari settori della civiltà civile globale, con i media, con le associazioni, organizzazioni locali, con le reti che promuovono i diritti umani in tutto il mondo. Quindi facciamo sentire le nostre voci e dire a tutti gli esseri umani di questo mondo che possiamo salvarlo, questo mondo. E lo possiamo fare insieme, possiamo combattere contro la corruzione, la dittatura. Combattiamo il razzismo e combattiamo insieme contro l'odio. La nostra credenza, quello che noi crediamo, vogliamo la libertà per tutti i popoli in tutto il mondo, e quindi il credere nella strategia pacifica è più forte della tirannide e dei poteri che sostengono i tiranni. Quindi insieme potremo costruire uno Stato, un mondo a cui aspiriamo, uno Stato e un mondo basato sulla giustizia, sulla democrazia e sul Stato di diritto. Sottolineo che a prescindere dalle sfide che abbiamo davanti, noi e voi siamo più forti di loro. Noi e voi siamo più forti di loro. E noi e voi, alla fine, sopravviveremo noi e vinceremo. Grazie. Thank you very much. Really, thank you. Grazie. Bene, immaginiamo, speriamo che ci siano domande, visto il particolarmente... Sorry. Yeah, and so the translation in English. Yes. Okay. Eccoci, ci sono domande? Ecco qua. Buonasera. Molti paesi dicono di combattere contro Assad per la libertà, per la democrazia, sia Stati Uniti che Francia, Gran Bretagna, eccetera. Volevo sapere quali erano le vere ragioni che sono alla base, quali sono le ragioni economiche, perché spesso i media, anche in Italia, un po' le offuscano. Ecco. Grazie. They don't say. Non dicono che combattono per la libertà dei popoli, no, dicono che combattono contro il terrorismo e discutono del futuro di Bashar al-Assad. Quindi tutti loro
non vogliono sostenere il popolo siriano nel loro percorso verso la libertà e la democrazia. Innalzano il vessillo della guerra contro il terrorismo per poter diffondere la loro influenza sulla Siria e sul Medio Oriente. Sfortunatamente, questo è quello che fanno. Se volessero veramente sostenere e aiutare il popolo siriano, dovrebbero aiutarlo, l'avrebbero dovuto fare fin dall'inizio, quando il popolo siriano aveva iniziato una rivoluzione pacifica. Adesso tutti urlano, gridano alle armi chimiche, dicono che Bashar al-Assad dovrebbe non più usare le armi chimiche. Bene, è importante che questo avvenga, ma cosa dire allora degli altri? Le altre armi hanno dato il permesso a Bashar al-Assad di usare le altre armi per uccidere più di 500.000 persone. Questo permesso gliel'hanno dato, e creando più di 10 milioni di sfollati. Va bene per loro, possono usare le altre armi, quelle chimiche no, ma quelle altre sì, le armi convenzionali sì. E come ho detto, noi dovremmo chiederci perché il terrorismo è comparso. Chi trae benefici dalla presenza del terrorismo? Voi siete intelligenti. Perché Bashar al-Assad è rimasto seduto sulla sua poltrona fino ad oggi, fino ad ora? Lui è riuscito, e quindi sono riusciti a convincere il mondo e l'Occidente e la comunità internazionale che la guerra contro il dittatore è finita. No, la guerra è fatta contro i terroristi. Quindi chiedetevi perché c'è Daesh. Chiedetevi, c'è un collegamento tra Bashar al-Assad e Daesh? Come mai ci attaccano il popolo rivoluzionario che ha agito pacificamente, attaccano i nostri sogni, entrambi ci spossessano della nostra terra, uccidono i nostri leader? Vi è un'alleanza molto chiara tra loro. Se la comunità internazionale vuole arrestare il terrorismo e ISIS, dovrebbero prima deporre il dittatore, e tutto avverrà di conseguenza. E tutti gli altri dettagli sono la lotta alla povertà, sostegno allo sviluppo e sostegno alle riforme religiose. Ma la chiave rappresentata dal tirannide che ha creato questo caos e il terrorismo. C'è. Prego, qui al centro. Posso farle una domanda difficile? A cui forse lei potrebbe non voler rispondere? Lei ha fatto un bellissimo proclama, very much impassioned, contro i dittatori di molti dei paesi che lei conosce bene. Ma che cosa pensa del regime non più kemalista che sta prendendo piede in Turchia? Look, I am against any attacking. Sono contro gli attacchi ai diritti umani.
da qualunque regime esso sia. Qualunque regime che attacca i diritti umani, che attacca le libertà, è un regime contro il quale io parlo, sono contraria. C'è un deterioramento, sì, in Turchia, ma quando metto a confronto quello che avviene in Turchia con quanto avviene nel mio paese, non c'è paragone. Sono due cose completamente diverse. Io vivo in Turchia e ho vissuto anche in altri paesi e non si può fare il raffronto. Non è giusto mettere Erdogan allo stesso livello o insieme con Sisi e con gli altri. E questo è molto importante. Io sono... promuovo la libertà di espressione e di diritti umani. E d'altro canto ringrazio la Turchia per l'appoggio che danno ai rifugiati, le persone che sono contro i dittatori nei loro paesi. Quindi noi come popolo soffriamo molti nei nostri paesi e l'unico paese nella regione che ci ha accolto o il Qatar o la Turchia. Quindi questa non è una domanda difficile per me, francamente. E non, vi prego di non mettere a confronto, di non associare la Turchia con questi altri regimi autoritari. Non c'è confronto. E la Turchia in questo momento sta affrontando altri problemi in questo momento. C'è. Come altri paesi della primavera araba. Là. It's a more general question. È una domanda più generale. Vorrei conoscere il suo parere sull'embargo del Qatar. Da parte degli Emirati Arabi. Quindi questo embargo, quali sono i veri motivi? L'embargo, quindi l'embargo degli Emirati. Allora, il Qatar sta pagando un prezzo, il prezzo del sostegno dato alla primavera araba. E questo embargo è stato emesso perché quei dittatori sono così arrabbiati con il Qatar, perché il Qatar ha dato un sostegno vero alla primavera araba e volevano in qualche modo arginare l'autorità del Qatar per punirli in qualche modo per aver sostenuto i paesi della primavera araba. E chiaramente hanno paura del cambiamento, temono che le nostre voci possano essere ascoltate anche dai loro popoli, dai sauditi, dagli emiratini, che possano essere incoraggiati a portare avanti gli stessi cambiamenti. Questo è il motivo più importante. Poi c'è un'altra ragione, che è quella economica, ma la prima, quella politica, è la più importante. Questa punizione contro il Qatar, in quanto il Qatar ha dato un sostegno aperto alla primavera araba. Io vedo poco. Ah sì, c'è una domanda qui davanti. Sì, buonasera. Io volevo chiedere una cosa a lei. Che cosa si aspetta da noi, nel senso, non in maniera ironica, ma come paese, parlo dell'Italia, un paese fortemente contraddittorio, cioè un paese di cui di Regeni non si parla più perché gli accordi economici con l'Egitto sono troppo importanti, che riceve Erdogan senza fare alcun accenno ad Afrin perché l'accordo con Erdogan, perché lui faccia il lavoro sporco sull'immigrazione, è troppo importante e che deve gran parte dei suoi introiti di vendita di armamenti all'Arabia Saudita, che poi li impiega nello stesso Yemen, è troppo importante. Che cosa può fare, secondo lei, una nazione come questa o comunque una società civile come la nostra?
mettiamo, che non siamo in prima linea, diciamo formalmente, come Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti, però lo siamo in altri modi, forse anche più subdoli. Grazie. Oggi ho incontrato il vice ministro degli esteri italiano e abbiamo parlato in particolare proprio della situazione della nostra regione e gli ho detto una cosa, gli ho detto io mi sento italiana, io mi sento davvero che l'Italia è la mia seconda patria, i miei figli amano molto l'Italia, io ho la cittadinanza onoraria qui e quindi vorrei davvero che l'Italia potesse svolgere un ruolo, un bel ruolo nella nostra regione. Quindi il mio consiglio al Vice Ministro degli Affari Esteri, l'Italia in generale, sia al governo che alla gente, agli italiani, state dalla parte delle persone che combattono per la libertà, per la giustizia e per la democrazia. Non sostenete nessun tipo di controrivoluzione. Questo è il futuro, state con il futuro, state dalla parte del futuro, non solo l'Italia, ma per tutti noi, per tutti i paesi del mondo che vogliono sostenere il benessere e il bene delle persone della nostra regione. State sostenendo il futuro, perché il futuro è con le persone, non con i dittatori. Bisogna fare le alleanze con la gente, non con i governanti, perché i governanti un giorno se ne andranno, ma rimarrà la gente, rimarrà il popolo e queste persone vinceranno la battaglia. Non c'è nessun altro tipo di destino, la vittoria è il nostro destino, perché questo è quello che la storia ci ha insegnato e voi italiani, e l'Italia lo sa molto bene, perché voi avete sofferto sotto un dittatore e sotto la controrivoluzione. Questo è successo per tutte le persone in tutto il mondo, per tutti, in America, in Gran Bretagna, in Francia, in Italia. Ogni grande rivoluzione è sempre seguita da una controrivoluzione. Non potete credere che ci uccideranno e che la guerra che è stata condotta nel nostro paese è stata causata da coloro che hanno sognato di libertà e democrazia. No, è stata la controrivoluzione alla base di tutto e il potere li ha sostenuti. Quindi l'Italia deve stare dalla parte della gente, del popolo, se vuole condurre una strategia importante per l'Italia e per il resto del mondo. È importante impegnarsi in questo senso, sostenere questi valori da un lato. Dall'altra parte è un interesse nazionale. Ad esempio, se andiamo a vedere quello che è successo anche in Libia. Gheddafi. Il governo di Gheddafi è caduto e tutti quelli che sono arrivati dopo se ne sono andati, ma è la gente che è rimasta, è la gente che si è sacrificata per la giustizia e per la democrazia e quindi è la gente che vincerà. E ricordate quello che è successo in 60 anni, dei 6 anni di rivoluzione, è una cosa che ancora va avanti. Non è possibile aspettarsi da noi che possiamo fare la rivoluzione e ottenere la democrazia contemporaneamente, ma con la grande rivoluzione non ci aspettavamo che i governanti, che i dittatori ci avrebbero abbracciato, ci avrebbero dato dei fiori, sicuramente no. Ci aspettavamo che avremmo affrontato chiaramente tanti diversi tipi di violenza, proprio questo, ma abbiamo deciso di farlo comunque. E siamo ancora combattendo questa battaglia per la libertà e vinceremo alla fine. L'Italia deve stare dalla parte della gente e l'Italia deve smettere di sostenere i dittatori che uccidono la gente. L'ultima domanda, perché credo che sia chiusura, se c'è. Non c'è, allora ce l'ho io. Molto semplice. Cosa può fare l'educazione e la scienza? Prima, quando ci siamo scambiati qualche parola, Tavakol
chiedeva un po' del festival, come è organizzato, era molto interessata alle attività per i bambini. E, la scienza si dice un linguaggio transnazionale, spesso in grandi centri di ricerca ci sono ricercatori dei paesi in conflitto che lavorano a grandi progetti insieme, il CERN per esempio è uno di questi, ma tanti altri in diversi paesi del mondo. Ecco, che cosa può fare la scienza e l'educazione per far crescere la libertà, per far crescere le coscienze, soprattutto nei paesi in cui sono coinvolte centinaia di milioni di persone che soffrono di mancanza di questo? L'educazione è la prima priorità in assoluto per ogni singola persona. Le persone che si sacrificano per la libertà. Libertà significa pari opportunità per tutti i cittadini, per poter avere una buona educazione, una buona istruzione. E uno dei motivi per cui almeno noi nello Yemen abbiamo realizzato questa rivoluzione è proprio la mancanza di istruzione. Più del 70% delle persone sono analfabete nel mio paese, non hanno un buon livello di istruzione, ma quelle persone hanno comunque realizzato questo grande cambiamento. Quindi con l'istruzione noi possiamo garantire il futuro del nostro paese. Con l'istruzione possiamo garantire i diritti e possiamo garantire che le persone istruite saranno in grado di migliorare, di creare un mondo migliore. Grazie a tutti voi. Thank you very much.